Buongiorno ragazzi, ora affrontiamo l'argomento delle forme di Stato e delle forme di governo. In questa lezione in particolare ci concentreremo sulle diverse forme di Stato che si sono susseguite dalla metà del 1600 fino ai giorni d'oggi. Ma la prima cosa che dobbiamo, individuare è il concetto di forma di Stato, cioè la nozione di forma di Stato. Cosa si intende quando facciamo riferimento alla forma di Stato? Ecco, per forma di Stato noi indichiamo le diverse tipologie organizzative in ambito politico, ovviamente, che configurano, che si, caratterizzano dal modo in cui si configurano i rapporti tra governanti, cioè tra coloro che esercitano il potere politico, e governati, cioè tra coloro nei confronti dei quali il potere politico è esercitato. Ecco, dal punto di vista appunto temporale, noi possiamo individuare diverse forme di Stato che si sono susseguite dal 1648 in poi e sono lo Stato assoluto, lo Stato liberale, lo Stato totalitario in generale, lo Stato socialista, e lo Stato democratico. Ma quando facciamo riferimento al termine forma di Stato, possiamo anche individuare il tipo di modello organizzativo che ha come oggetto il territorio. E quindi possiamo fare riferimento al modo attraverso il quale il potere politico viene distribuito nelle diverse parti del territorio. Facendo riferimento a questo concetto, noi abbiamo due modelli, che sono quelli dello Stato unitario da un lato e dello Stato federale dall'altro, e lo Stato unitario a sua volta può essere, può assumere la forma di uno Stato accentrato oppure di uno Stato regionale. Ecco. Ma passiamo adesso all'analisi delle diverse forme di Stato di cui parlavamo precedentemente, partendo dallo Stato assoluto. Allora, lo Stato assoluto è, diciamo, la prima forma dal punto di vista temporale di Stato che si è presentata quando facciamo riferimento al concetto di Stato moderno. Ed è uno Stato in cui tutti i poteri si accentrano nelle mani di un sovrano che viene chiamato appunto sovrano assoluto. E quindi il sovrano è detentore del potere legislativo, del potere esecutivo e del potere giudiziario. Il potere è esercitato nei confronti di soggetti che vengono individuati col termine di sudditi e quindi sono assolutamente assoggettati all'esercizio di questo potere assoluto. Vi è una identità tra il concetto di Stato, inteso come organizzazione, e la figura del sovrano, che è espressa molto bene dalla, insomma, tipica conosciuta frase di Luigi XIV in Francia, il quale dice: l'État, c'est moi, cioè lo Stato sono io. Ecco, questa identità viene espressa da questa considerazione personalizzata dello Stato in capo al sovrano. Ecco, il modello perciò più esplicativo, più esemplificativo dello Stato assoluto è proprio la monarchia assoluta, l'assolutismo francese e il re al quale appunto facciamo riferimento immediatamente quando pensiamo allo Stato assoluto è sicuramente il Re Sole, cioè Luigi XIV. Questo modello di Stato, viene intaccato e quindi si evolve verso il modello dello Stato successivo, che è lo Stato liberale, in seguito alle rivoluzioni della fine del Settecento, che sono rivoluzioni di matrice prevalentemente borghese e che sono espressioni di quelle idee illuministe, che chiaramente hanno la loro culla proprio nell'illuminismo francese. Lo Stato che segue allo Stato assoluto è quindi uno Stato che definiamo liberale. Lo Stato liberale è il tipico Stato che si instaura, ripeto, successivamente alle rivoluzioni borghesi e che viene, esplica la sua presenza nel corso dell'Ottocento, quindi è il tipico Stato ottocentesco. E è espressione di quelle idee illuministe che hanno portato alla caduta dello Stato assoluto, quale quella, per esempio, espressa da Montesquieu nel suo Esprit des Lois, della separazione dei poteri. Quindi è uno Stato che applica
il principio della separazione dei poteri, cioè il potere giudiziario, il potere esecutivo e il potere legislativo vengono attribuiti formalmente a soggetti differenti e quindi a organi differenti. Diciamo, lo Stato liberale è uno Stato di diritto, cioè uno Stato le cui regole disciplinano il comportamento non soltanto di coloro nei confronti delle quali vengono emanate, cioè dei sudditi che non assumono più la qualifica di sudditi ma diventano cittadini, ma vincolano anche le regole, vincolano anche il potere che le emana e che esercita il potere nel rispetto di queste regole. Quindi diciamo che lo Stato di diritto è uno Stato che garantisce ai cittadini che il potere sia esercitato nei limiti in cui è previsto dalle norme giuridiche. È uno Stato chiaramente costituzionale, perché essendo necessario individuare i limiti del potere politico e dal punto di vista giuridico, i sovrani concedono negli Stati liberali le costituzioni, cioè le leggi fondamentali che sono alla base dell'ordinamento giuridico di uno Stato, ai propri cittadini. E quindi lo Stato liberale, oltre a essere uno Stato di diritto, uno Stato in cui viene applicato il principio della separazione dei poteri e diciamo uno Stato in cui i cittadini assumono la qualifica di cittadino appunto e perdono la qualità di sudditi, è anche uno Stato costituzionale, cioè alla base degli ordinamenti giuridici degli Stati liberali vi è una Costituzione. Le Costituzioni sono però delle leggi fondamentali e quindi delle Costituzioni che vengono concesse dai sovrani al proprio popolo, diciamo, e sono delle Costituzioni flessibili, che hanno la caratteristica della flessibilità e quindi che possono essere modificate in maniera semplice attraverso una legge ordinaria. Lo Stato liberale è definito anche uno Stato elitario. Che significa? Significa che non è presente il suffragio universale all'interno dello Stato liberale e il diritto di voto è attribuito ad alcune categorie di soggetti, prevalentemente e inizialmente per censo e poi anche per sesso, perché in realtà, ecco, l'evoluzione del suffragio universale porterà alla lenta evoluzione tra lo Stato liberale fino allo Stato democratico. Nel nostro paese poi e in altri paesi questa evoluzione ha subito un'interruzione a causa della parentesi totalitaria che abbiamo vissuto. Ecco, oltre ad essere uno stato elitario, cioè che conta un'elite che è quella che vota e che quindi ha il diritto di far valere i propri interessi e di far rappresentare i propri interessi, lo stato liberale è uno stato che, diciamo, esprime un principio che è quello di uguaglianza, ma è un'uguaglianza solo formale. Infatti le costituzioni liberali prevedono il principio di uguaglianza formale, cioè un'uguaglianza che tende a tutelare il cittadino da abusi dello Stato, cioè da discriminazioni fatte ad opera dello Stato. Ci vorranno poi le costituzioni democratiche, e in particolare la nostra Costituzione democratica, per inserire appunto nell'ordinamento e quindi nel principio di uguaglianza anche l'aspetto dell'uguaglianza sostanziale. Ma lo Stato liberale è ancora uno Stato in cui viene riconosciuta l'uguaglianza solo formale. Dal punto di vista economico, lo Stato liberale attua il principio del liberismo economico e alla base del principio del liberismo economico c'è cioè il riconoscimento del diritto non solo di iniziativa economica e della libertà di iniziativa economica ad opera dei singoli cittadini, ma anche il riconoscimento del diritto di proprietà come un diritto inviolabile. Vedremo poi che nella nostra Costituzione il diritto di proprietà non è considerato un diritto inviolabile, è tutelato, è garantito, ma non è inviolabile. Ora vediamo in cosa consiste lo Stato totalitario. Abbiamo detto che in Italia
L'evoluzione dallo Stato liberale allo Stato democratico è stata interrotta dalla parentesi totalitaria, che appunto nel nostro paese è stata rappresentata dal regime fascista, che è durato dal 1922 fino al 1943. Ecco, alla base di uno Stato totalitario esiste una ideologia che viene elaborata e che abbraccia tutti gli aspetti della vita dell'individuo, quindi tutti gli aspetti dell'esistenza umana e alla quale bisogna conformarsi. Quindi il partito che assume il potere e che, diciamo, organizza le istituzioni in modo molto gerarchizzato e ponendo al vertice di queste istituzioni un uomo che può esercitare un potere particolarmente forte e particolarmente pregnante, lo fa imponendo quella che è la visione ideologica, appunto, alla quale aderisce a tutti e non ammettendo alcuna forma di dissenso, anzi il dissenso viene represso e viene quindi combattuto anche con l'eliminazione fisica. Quindi questa organizzazione gerarchica, al vertice della quale esiste l'uomo forte, si occupa e si interessa e impone comportamenti in tutti gli ambiti della vita dell'individuo. E attraverso due strumenti, uno l'uso della forza e quindi l'uso di strumenti coercitivi anche fisici, insomma, per convincere le persone a non dissentire dall'ideologia dominante, ma anche attraverso un altro strumento che è quello della propaganda, cioè attraverso il tentativo di convincere appunto i cittadini della giustizia dell'ideologia alla base dell'esercizio del potere, fatta attraverso l'utilizzo di diversi mezzi, quali ad esempio la stampa, quali i mezzi di informazione in generale, quali la scuola, quale l'arte che viene asservita appunto alle esigenze della diffusione dell'ideologia dominante. Vengono eliminate le libertà civili, viene, diciamo, svuotato di contenuto anche il diritto di voto perché viene proposto un'unica alternativa e tutto viene controllato, represso e utilizzando anche degli apparati appunto istituzionali quali le forze armate. Lo Stato socialista è lo Stato totalitario che però ha alla base un'ideologia che è diversa da quella appunto del fascismo, che è l'ideologia opposta, cioè ha alla base il comunismo, che è l'ideologia marxista. Lo Stato socialista si afferma per la prima volta in Russia nel 1917 grazie alla rivoluzione bolscevica. E la struttura, diciamo, del partito occupa le istituzioni si identificano quindi con il partito e il marxismo viene proclamato l'ideologia ufficiale dello Stato. Viene quindi abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione, vengono collettivizzati questi mezzi di produzione e viene realizzato un sistema di economia collettivista. Viene instaurata una società senza classi, eliminato il pluralismo politico e represso il dissenso e accentrato politicamente nell'apparato statale tutto l'esercizio del potere che sostanzialmente prevede l'eliminazione della separazione dei poteri. Ecco, per quanto riguarda invece l'ultimo Stato, che è lo Stato democratico, si tratta dello Stato che viene realizzato in Europa nella seconda metà del Novecento e in Italia viene instaurato in seguito al referendum del 2 giugno del 1946 con la scelta della Repubblica, ma soprattutto attraverso l'espressione del suffragio universale, perché appunto quell'episodio è stato il primo che ha visto partecipare al voto tutti i cittadini che hanno la maggiore età, sia uomini che donne. Ecco, lo Stato democratico è uno Stato che riconosce il pluralismo e quindi promuove le autonomie e chiaramente investe appunto nell'espressione delle autonomie della collettività, riconosce il principio sia di uguaglianza formale che di uguaglianza sostanziale, è uno Stato costituzionale, è uno Stato di diritto ed è uno Stato che recepisce ovviamente il principio della separazione dei poteri. Ecco, ora ci fermiamo qui e alla prossima lezione ci occuperemo delle forme di governo.
Arrivederci.